Cosa spinge un affermato operatore della finanza a cimentarsi con una prova narrativa? Ah, senz'altro una buona dose di incoscienza e poi il voler raccontare veramente quello che uno ha dentro e quello che uno guarda fuori con degli occhi, diciamo, nuovi rispetto al passato. Se ne sono dette molte, diciamo, sulla finanza negli ultimi anni. Io ho voluto ricordare quello che era il messaggio della finanza. La finanza doveva essere uno strumento redistributivo. Quando il protagonista del romanzo si accorge che invece lui sta svolgendo un compito esattamente opposto a quello, diciamo, all'origine, si spezza e diciamo rinuncia a combattere. Ecco, io voglio far vedere cosa è diventata la finanza e cosa invece dovrebbe essere la finanza. Attenzione, non troverete tra queste pagine la Wall Street hollywoodiana coi suoi vizi e i suoi squali, ma un mondo forse più felpato eppure più pericoloso. Quello che specula sui titoli di Stato. I titoli di Stato sono quote di uno Stato alla fin fine, quindi se te speculi sui titoli di Stato, speculi sul sistema Stato, sullo Stato sociale, sulla spesa pubblica, e lo Stato stesso poi deve adeguarsi, tagliare, ristrutturare ed emarginare. L'uomo indebitato è più controllabile. Negli anni 80-90 ci hanno raccontato la storia dell'individuo che deve fare le sue scelte e non più essere accompagnato dalla culla alla morte dallo Stato. Quello che ha ucciso, secondo me, parte del nostro mondo è proprio l'individualismo. Dobbiamo ricominciare invece a condividere, dobbiamo riscoprire il senso di comunità.